Il progetto del comune di Montesano sulla Marcellana di recuperare la casetta dell'Enel in località Arena Bianca si va a scontrare con le richieste economiche pervenute dalla società all'amministrazione. Dopo le numerose segnalazioni richieste da parte dell'amministrazione comunale all'Enel, l'azienda ha fatto pervenire una stima del costo dei lavori di consolidamento e del valore dell'immobile per un'eventuale cessione al patrimonio al comune guidato da Donato Fiore Volentini. Come è noto, l'amministrazione comunale, con due note, la prima del 2012, l'altra del 2014, racconta l'assessore Giuseppe Rinaldi, aveva chiesto anche il comodato d'uso dell'immobile per renderlo fruibile, decoroso e, primariamente, sicuro per l'incolumità pubblica e privata. A fronte della stima, che valuta i lavori in 35.000 euro e il valore dell'immobile così com'è in 19.700 euro, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a procedere come per legge in materia di sicurezza degli edifici. L'assessore ha commentato con amarezza il costo di quasi 20.000 euro dell'edificio, in quanto oramai è diventato un rudere. La localizzazione del fabbricato, sottolinea Rinaldi, potrebbe, previa riqualificazione, essere immobile strategico anche per il pubblico utilizzo, rendendo così maggiormente decorosa, sia dal punto di vista estetico che urbanistico, l'area di Santa Maria di Loreto di Arena Bianca. E invece, di fronte alle alte richieste di Enel, il comune per ora risponde no, in quanto la cifra non è percorribile per il bilancio comunale, oltre che estremamente onerosa. Per questo, persistendo la situazione di pericolo per i privati cittadini e in considerazione del decoro urbano per la centralità dell'edificio, il comune chiede all'Enel, come da diffida inviata a marzo, di procedere alla messa in sicurezza, a spese della società, dell'edificio, in quanto persiste una situazione di pericolo per i cittadini e rappresenta un problema di decoro urbano per la centralità dell'edificio.